Laura Boldrini a Siena per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Sì, beh, questa è una richiesta che viene da tutte le persone che hanno a cuore la pace. Qui siamo con il Partito Democratico, siamo con le donne democratiche, i giovani, e abbiamo voluto fare questo flash mob anche sotto la pioggia perché a Gaza non c'è più tempo. Io sono rientrata 2 giorni fa dal valico di Rafah, abbiamo visto una cosa veramente paradossale. Dalla parte egiziana 1500 camion pieni di aiuti bloccati dalle autorità israeliane senza un motivo se non quello di rendere la vita impossibile alle persone che sono a Gaza come in una trappola, in una prigione a cielo aperto perché da Gaza non si esce. E poi abbiamo visto che dall'altra parte i racconti che ci giungevano erano drammatici, quindi non solo oggi si muore per i bombardamenti israeliani, ma a Gaza si muore anche letteralmente di fame. E il paradosso insopportabile, direi osceno, è che gli aiuti ci sono, ma le autorità israeliane impediscono il loro passaggio. Ora adesso si sta facendo, si gettano gli aiuti dal cielo, ma questo è molto pericoloso. Già diverse persone sono morte per questo e poi comunque è un'operazione costosissima che non riesce a soddisfare gli enormi bisogni. Quello che bisogna fare è un'azione politica, costringere Benjamin Netanyahu, costringerlo a aprire i valichi, costringerlo a cessare il fuoco. Senza questo l'operazione umanitaria non riuscirà nel proprio intento. Chiediamo al governo Meloni di dare seguito alla mozione che è stata approvata in Parlamento, che si dia da fare la Presidente del Consiglio, che partecipi a questi sforzi, ai negoziati, che convinca il suo amico Netanyahu a porre fine a questa carneficina, che lo faccia, perché il Parlamento gli ha chiesto di farlo e non mi pare che questo stia avvenendo. Chiediamo questo, lo abbiamo scritto in una lettera, 50 persone al valico, è stata la più grande delegazione internazionale al valico di Rafah, hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio, ma evidentemente per la Presidente questi temi non sono abbastanza importanti da dedicare un po' di tempo per rispondere, ma noi glielo ricorderemo in Parlamento, fino a che non risponderà noi lo ricorderemo in Parlamento, è suo dovere rispondere ed è suo dovere farci capire come intende dare seguito a una mozione approvata in Parlamento. Oggi siamo in piazza per manifestare, per diffondere dei messaggi importanti che ci riteniamo di dover, come conferenza, come donne della conferenza delle donne democratiche, di rendere pubblico in questo momento così terribile, in cui arrivano notizie dalla striscia di Gaza, in cui aumentano i morti continuamente, in cui soprattutto registriamo come dati morti di donne e bambini, e questo sono veramente dati terribili. È veramente in pericolo tutta quella che è la popolazione civile, e ci sembra doveroso come conferenza di donne democratiche chiedere il massimo impegno da parte del governo per portare comunque questo messaggio nelle sedi opportune. Quindi messaggi che so che abbiamo scelto sono: cessate il fuoco a Gaza ora, stop ai bombardamenti, ostaggi liberi subito e proteggere la popolazione civile. Chiediamo quindi che tutti e tutte si impegnino per diffondere questi messaggi di pace, perché è questo che noi chiediamo. In piazza oggi anche la Presidente Laura Boldrini. Sì, l'iniziativa in realtà è stata lei che ce l'ha comunque proposta, ci ha incoraggiato e spinto nel realizzarla in questo mese, sì che è un mese pieno di appuntamenti che comunque vede noi donne protagoniste il mese di marzo, però ci è sembrato opportuno appunto dare spazio anche a questo momento. Quindi abbiamo accolto con favore la sua proposta. Ci siamo organizzate e siamo contente di essere qua oggi a manifestare e a portare avanti questi messaggi fondamentali. Niente bandiere in piazza oggi? In realtà le bandiere ce l'abbiamo, l'evento è stato comunque realizzato come promosso dalla conferenza delle donne democratiche, ma con la collaborazione dei giovani democratici, del Partito Democratico e della conferenza, quindi che la bandiera è presente, insomma ci teniamo e siamo orgogliose di farla vedere. Quindi
speriamo che le persone si fermino, che comunque questa iniziativa sia una di tante iniziative che sia ripetuta anche in altre piazze della provincia e anche fuori da questa provincia.